14 febbraio, anzi mercoledì scusate mercoledì 14 febbraio San Valentino, mercoledì delle ceneri le 7 del mattino, questa è l'edicola. Messa a posto, diciamo così, il calendario, cominciamo subito. Buongiorno intanto, eh, ero ancora eh, ero distratta perché stavo finendo di controllare alcune cose, alcuni editoriali. Perché come potete immaginare questa mattina, ehm, nonostante. Ci siano insomma, titolazioni anche abbastanza diverse sui nostri quotidiani, però la eh, stragrande maggioranza dei commentatori politici evidentemente si concentra sul fatto eh, della giornata di ieri, ovvero questo voto eh, che c'è stato delle cinque mozioni del Partito Democratico, ma non solo eh, della maggioranza, e che hanno portato diciamo così, a questo eh, accordo eh, fra Elish Line e Giornata. Meloni e anche a una sorta di reciproca riconoscenza fra le due così come appunto viene riconosciuto da molti commentatori ma adesso con, con calma lo vedremo eh, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando ecco Repubblica per esempio sintetizza bene nel suo titolo di apertura Repubblica è uno dei pochi quotidiani che proprio apre con questa, con questa notizia e lo fa appunto scrivendo Gaza intesa Schlein Meloni che è importante, dicevo, dal punto di vista politico. Per quello che ci riguarda, evidentemente fa un po' ridere, sorridere amaramente, se volete, perché ahimè bastasse come dire l'accordo fra Schlein e Meloni per porre fine al, al massacro che si sta perpetrando a Gaza. Purtroppo evidentemente non è così, ma vedremo anche questo nei suoi risvolti. Intanto, schiva Repubblica, appunto, la maggioranza si astiene, ci spiega bene che cosa è successo. La maggioranza si astiene e alla Camera. Passa la mozione del Partito Democratico. Successo il fuoco per gli aiuti umanitari e la liberazione degli ostaggi. Sono due aspetti importanti questi. Eh, eh, la, la mozione ci spiegano poi appunto i commentatori. È passata proprio perché c'era un equilibrio anche in questa mozione. Resta però il no eh, della Premier sottolinea Repubblica allo Stato palestinese. Eh, e poi ancora ci sono eh, sempre nel titolo vengono sottolineate quelle che sono eh, diciamo così le contestazioni e eh, 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 le botte anche ai Sitin. Dopo i casi Dargen e Gali, qui stiamo parlando di Sanremo, cariche e ferite ai Sitin davanti alle, redir, alle, red, alle sedi RAI di Torino e Napoli. E poi invece per quello che riguarda diciamo così, eh, il campo, negoziati al Cairo fra Hamas e Israele e poi una tendopoli in spiaggia per chi fugge da Rafah. Questa cosa adesso anche la vedremo fra un attimo perché è invece come dire, quella che più ci interessa, ma andiamoci subito a leggere diciamo così, eh, un piccolo retroscena, ce lo illustra Tommaso Ciriaco, su come si è arrivati a questo voto e a questo accordo. Non è, non è indifferente, non è una questione diciamo così secondaria è importante eh, perché tutto qui conta anche chi ha chiamato chi e quando e con che tempi scrive allora Ciriaco mittente Giorgia Meloni destinataria Ellish Line sentiamoci adesso se puoi il primo sms spunta sul cellulare della segretaria PD verso mezzogiorno. Quindi è Meloni che, che manda questo, questo messaggio. Sono in conferenza stampa contro il ponte, replica la leader Dem. Ti posso richiamare? Così, a ora di pranzo, la Premier e la segretaria del PD. Preparano l'accordo bipartisan sul Medio Oriente. Si inseguono su WhatsApp proprio nei minuti in cui se le danno di santa ragione su un altro dossier, quello del progetto che dovrebbe unire Calabria e Sicilia. Andrà così per tutto il giorno. Battaglia su tutto, ma non sulla politica estera. Con il Nazareno che incassa un risultato politico, spingendo Palazzo Chigi fino al cessate il fuoco. Un concetto mai sposato dall'attuale governo, e con la Premier che evita di ritrovarsi sola e isolata a oltre confine in ritardo rispetto alle posizioni del Parlamento europeo e alla sensibilità della Casa Bianca che lavora da settimane a una tregua quindi questo diciamo così il punto dopodiché spiega ancora Ciriaco che la segretaria PD ottiene fra l'altro in questo modo un risultato non scontato evita di ripetere il pasticcio sull'Ucraina dove le differenze fra l'ala sinistra e i riformisti avevano spaccato il partito, quindi a, diciamo così, porta a casa anche qualcosa all'interno del proprio partito, ma c'è di più perché Schlein porta Giuseppe Conte a votare per il testo del PD e ricambia il favore sul documento del Movimento che contiene lo stesso principio. Il leader grillino accetta così la strategia decisa dal Nazareno, deve inseguire e si ritrova meno centrale. Questo aspetto sarà di nelle, diciamo così, nei commenti che troveremo dei vari osservatori politici. E conclude ancora Ciriaco, un altro aspetto che credo sia interessante da sottolineare, Yeah. <laughs> Ehm, che eh, dice eh, Meloni dal canto suo non si sottrae alla sfida di Schlein e dice ancora si oppone anche al punto proposto dal PD per condannare le mosse dei coloni ebrai, ebrei ovviamente ma accetta l'idea di un accordo tra maggioranza e opposizione anche per diluire alcune critiche dell'elettorato in politica estera, cercherà la stessa strada a questo punto anche sul dossier di Kiev su cui, la, in, su cui la sintonia con i Dem è forse ancora più marcata quindi ci dà diciamo un'anticipazione di quello che potrebbe succedere anche per quello che riguarda l'Ucraina dopodiché eh, Repubblica costruisce diciamo così, questa doppia pagina anche con un'intervista al responsabile esteri del Partito Democratico, Pepe Provenzano che eh, è, diciamo così, è meno tranchant nei confronti fra l'altro del Movimento 5 Stelle e dice una, quindi sfuma diciamo così, alcune posizioni del partito democratico, però eh, mette i puntini sulle I e questo va sicuramente notato. Stessa cosa, ve la faccio vedere, eccola qua, anche dalla stampa, Gaza, l'Italia guidi l'azione dell'Unione Europea, è il titolo appunto di apertura che sceglie di fare la stampa, con eh, intanto un colloquio, eh, così viene definito, di Nicolò Carratelli. Francesco Livo, proprio con Eli Schlein, colloquio del quale mi piace sottolinearvi eh, alcuni aspetti perché è evidente che Schlein è diciamo così, consapevole di quello che, che, che è riuscita a fare, quindi è eh, un riconoscimento diciamo così, importante eh, eh, di, una, di una leadership che insomma, spesso era stata molto criticata eh, e anche, anche a ragione talvolta. Quindi, eh, scrive, scrivono i due colleghi: Il risultato di ieri è frutto di un percorso preparato con cura dalla leader Dem, prima una riunione della segreteria. Poi un'assemblea dei parlamentari per condividere una mozione, una mozione sul Medio Oriente sostenuta da tutti. Quindi l'invita a Giorgio Meloni a un confronto affinché il governo metta in campo un'iniziativa diplomatica degna della nostra tradizione. Eh, è interessante questa pagina perché ci fa notare anche come viene analizzata da destra tutta questa vicenda. Scrive eh, la stampa. Siamo noi, eh, dicono da destra, ad aver portato il PD su posizioni più ragionevoli traendolo all'abbraccio del Movimento 5 Stelle, gli abbiamo dato una copertura, così spiega un dirigente di Fratelli d'Italia alla Farnesina e a Palazzo Chigi negano che quella di ieri però sia una vera e propria svolta, perché essersi astenuti sul cessate il fuoco a Gaza fa parte di un percorso del resto questo aspetto qua viene infatti notato e rilevato per esempio in un altro editoriale che troviamo sul giornale, quindi il Giornale D'Aria, diciamo così, dove l'apertura è dedicata, il titolo diciamo così più evidente è dedicato ai paradisi fiscali di El ma in realtà eh, in alto, il taglio alto è proprio su eh, eh, questo accordo fra Meloni e Schlein. Vi dicevo, editoriale questa volta invece di Filippo Facci, che. Dopo aver notato diciamo questo quest accordo, Melonichline, però, eh, dedica gran parte anche del suo editoriale al ruolo del ministro degli esteri italiani. Che, scrive facce, aveva già detto chiaramente che la reazione di Israele è sproporzionata: ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas e che Israele, dunque, deve evitare rappresaglie contro i civili palestinesi. Questo perché ormai è dall'inizio di gennaio che i dubbi e le insofferenze. Occidentali, le posizioni dei paesi arabi non fanno testo, dice Facci: non riguardano più la guerra ma il modo in cui Israele la conduce. Anche l'opinione pubblica statunitense, di gran lunga la più filo israeliana, si è accorta che in nessun'altra operazione nella striscia si era mai visto niente del genere. Nel 2014 l'invasione di terra durò due settimane, ora siamo entrati nel quinto mese. Nelle sue comunicazioni ai cittadini, Netanyahu seguita a dire che la guerra andrà avanti con tutta la durata. Necessaria ma necessaria a che cosa? Si chiede evidentemente insomma in maniera in maniera retorica Filippo Facci eh, ritorniamo diciamo così ancora a un'analisi invece di quello che è il riflesso italiano di tutta questa vicenda. La troviamo sicuramente molto ben espressa sul Sole 24 ore da Lina Palmerini che così nota. La combinazione dei due fattori, cioè eh, della la sorpresa, ah, scusate, dice una sorpre per lei una sorpresa la telefonata fra le due, eppure che sia passata la mozione PD che impegna il governo a sostenere il cessate il fuoco grazie all'astensione della maggioranza. È stato questo il frutto della prima prova bipartisan di Meloni e Schlein? E forse dice non poteva che realizzarsi su un conflitto che sta coinvolgendo sempre più l'opinione pubblica e schierando gli Stati Uniti contro Netanyahu e quindi dice Palmerini la combinazione di questi due fattori la politica americana e la pressione popolare ha fatto cogliere un'occasione per mettersi da quella che è diventata la parte giusta e poi appunto quindi già avvallando un po' anche quella che era la tesi di Facci ma l'altro aspetto che viene notato in modo particolare è che dal punto di vista della politica estera quindi a questo punto c'è un allineamento a Washington e all'Unione Europea, ma soprattutto ha un suo peso l'orientamento e l'emotività popolare che si sono spostati sulla sorte dei civili palestinesi, un sensore impossibile da ignorare in campagna elettorale. Basta pensare a cosa è stato Sanremo, alle frasi di Gali sullo stop al genocidio. Insomma sì, è stato un vantaggio sicuramente per Schlein, ma anche Meloni, diciamo così, porta a casa la sua parte e questo non è, diciamo, da da, eh, non è un, un dettaglio eh, indifferente non a caso chi era più stato diciamo così o critico nei confronti di Schlein o comunque aveva so retto diciamo, la, più eh, le posizioni di Conte mi riferisco per esempio al Fatto Quotidiano o alla Notizia o di questa cosa non parla proprio non a caso oggi non c'è un editoriale di Travaglio su questo tema e, e oggi Travaglio se la prende con Emma Bonino Oppure, come nel caso della notizia, che è un altro foglio molto vicino al Movimento 5 Stelle, il suo direttore Gaetano Pedulla, sentite che cosa scrive? Scrive. Eh, dice: Tutto questo è magnifico. I vertici della RAI nominati dalla Meloni censurano il genocidio a Gaza e intanto la stessa Meloni si accorda con la Schlein per chiedere il cessate il fuoco. In confronto a queste due, Gianno Bifronta aveva meno facce. E poi ancora dice: eh, La segretaria Dem sul tema della pace è ambigua, quindi non gli va bene insomma quello che è stato fatto, avendo sempre sostenuto l'invio di armi a Kiev. Abbiamo troppo rispetto per l'intelligenza della Schlein da non dubitare che comprenda quanto la guerra in Ucraina sia strettamente connessa con la crisi che va dalla Palestina al Mar Rosso dall'Iran ai regimi felurussi dell'Africa centrale. Per questo la mozione concordata ieri fra due leader non credibili, quindi sa di prese in giro per chi chiede un ruolo ben diverso del nostro paese con meno armi e mozioni fumose e invece più iniziative diplomatiche e di de-escalation militare. Su questa linea in Parlamento sostiene la notizia, si battono sono solo i 5 Stelle e l'alleanza di Verdi e Sinistra, con i quali ovviamente la Meloni non si telefona. D'altra parte abbiamo capito tutti che la Premier ha scelto come sparring partner fissa la più comoda Ellie, piuttosto che il correaceo Conte. E se con una telefonata e con l'altra e se con una si telefona e con l'altro ci litiga fino al giurì non sarà un caso no, dice Pedullà allora qualcuno lo potrebbe diciamo così derubricare alla voce rosicamenti, come si dice a Roma eh, in modo insomma un po' greve ma eh, eh, chiaro Clu chiudo diciamo così con l'analisi che ne fa Cuzzocrea anal eh, analisa Cuzzocrea sulla stampa che appunto anche lei parla di questo doppio riconoscimento avvenuto appunto fra Giorgia Meloni che sceglie la segretaria del PD Elie Schlein come leader dell'opposizione e si prepara a sfidarla alle europee e viceversa e la conclusione del suo editoriale è che per un giorno però il Parlamento è tornato centrale per un giorno maggioranza e opposizione hanno lavorato come in un paese maturo ma è partita ieri più di quanto... Non fosse già accaduto nelle scorse settimane la corsa solitaria delle due leader, quindi eh, eh, insomma, si capisce diciamo così, il disappunto di chi vede Conte escluso, che necessariamente appunto, taglia fuori i comprimari e polarizzerà sulle loro figure i prossimi mesi e soprattutto le prossime elezioni europee. Questo significa che ci saranno ancora scossoni a destra come a sinistra dove Giuseppe Conte, che già non amerebbe essere messo dentro a una generica sinistra, Cercherà di farsi spazio con la sua proposta politica a danno del PD. Quanto a Salvini, tenterà di fare lo stesso come ormai da mesi. La corsa però è già partita e Schlein e Meloni sembrano decise a non farsi fermare. Ci fermiamo invece noi che siamo andati lunghi, ma bisognava chiuderlo questo capitolo. Sono le 7.15 e poi invece andiamo a vedere appunto sul campo davvero che cosa sta succedendo. 7.21, riprendiamo la nostra edicola e allora andiamo a vedere invece che cosa sta succedendo sul campo. Allarghiamo un po' lo sguardo, usciamo dal nostro Parlamento. Eh, il giornale domani apre parlando di questa vicenda, uh, ma eh, ci dà una notizia: gli Stati Uniti stanno indagando sui crimini di Israele. È una rivelazione che è stata fatta eh, nei giorni scorsi dall'Aftington Post eh, e eh, è importante, diciamo così, come, come elemento perché evidentemente no, eh, è aggiunge peso a quello che sta eh, succedendo e mette ancora di più eh, Israele in difficoltà rispetto a una trattativa che è sicuramente complicata. Scrive eh, domani, ehm, Afton Post ieri ha dato notizia di indagini in corso da parte del Dipartimento di Stato americano su possibili violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Le indagini, sebbene la quesita. Qui ci deve essere un refuso, evidentemente. La cui esistenza è stata smentita dal portavoce della Casa Bianca John Kirby in gennaio, sarebbero in corso da mesi. Detto questo, riprendo Repubblica perché a pagina 5 c'è un bellissimo eh, reportage del, dell'inviato Daniele Raineri. Eh, che racconta, diciamo così, anche quelli che nel dettaglio potrebbero essere i piani del governo israeliano per mettere, fra virgolette, in sicurezza, perché è evidente che non si mette in sicurezza una popolazione di 1.700.000 persone sulla spiaggia, una tendopoli infinita, sulla spiaggia di Gaza. Il piano di Netanyahu per evacuare Rafa, scrive Rai Neri, Israele ha detto all'Egitto che la soluzione per evacuare il milione e mezzo di palestinesi compressi dentro la città città di Rafah è creare sulla spiaggia della striscia 15 tendopoli da 25.000 tende ciascuna. L'area individuata per questi ipotetici campi per sfollati sarebbe quella che parte da Al-Mawasi, quindi all'altezza di Caniunis, e va fino al porticciolo di Gaza City. In questo piano, presentato da Israele, il governo egiziano, scrive il Washington Journal, dovrebbe avere la responsabilità di costruire e gestire le 15 tendopoli. Stati Uniti e governi arabi e Alleati, una formula generica che potrebbe indicare l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, forse anche la Giordania, invece dovrebbero metterci i finanziamenti. E poi continua Repubblica: gli attacchi aerei su Rafah sono già cominciati e nella notte tra domenica e lunedì hanno già ucciso più di 70 persone. Questa delle tendopoli sarebbe la risposta di Israele alla richiesta secca da parte dell'amministrazione Biden di un piano eseguibile e credibile per spostare il milione e mezzo di civili di Rafah prima che le truppe e i carri armati israeliani attacchino la città e si potrebbe riassumere in un sonoro volete un piano di evacuazione, pagatelo. E poi ancora eh, quello che appunto ci viene fatto notare, ma insomma era abbastanza evidente già è che il piano appunto sarebbe di fastare la popolazione che Prima viveva in 365 km quadrati, che è l'estensione della striscia, in meno di 3 km quadrati, che è l'estensione della spiaggia di Gaza. Senza che ancora ci sia un benché minimo appoggio, nemmeno un bagno chimico nei luoghi che dovrebbero ospitare una fila di tende lunga 30 km. Insomma, è evidente che c'è qualche cosa che, insomma, che non, può, non può funzionare. Non, non, è, insomma, non, non ha molto senso, è, è evidente. Eh, ancora vi. Prendo dal messaggero le, que, che mostra questa foto, insomma de, delle persone che già cominciano no, ad accamparsi, perché il messaggero in realtà mh, ci dà qualche notizia in più su quello che invece sono i colloqui che nonostante tutto stanno andando avanti e stanno proseguendo. E racconta il messaggero, per esempio, oggi al Cairo arriverà ed è una visita molto, molto importante. Il presidente turco Recep Erdogan, ehm, che potrebbe, diciamo così, avere un ruolo importante e significativo in tutta questa vicenda. Detto questo, eh, ritorniamo invece a parlare, diciamo così, delle vicende italiane, perché come sapete e come accennavamo prima c'è stata, diciamo così, questa ehm, repressione violenta delle proteste che erano state fatte davanti ad alcune sedi Rai, Napoli nell'occasione, per esempio, ma anche Torino e ne fa oggetto della sua prima pagina Il Fatto quotidiano, botte a chi manifesta per Gaza e per Gali da Torino a Napoli cortei contro la RAI caricati dalla polizia e poi ecco qua eh, sono due le pagine, pagina 4 e pagina 5 che il quotidiano dedica a questa vicenda anche se in realtà sembra che l'interesse del fatto quotidiano sia più di fare le pulci a Repubblica. Già ieri lo avevamo visto veniva eh, insomma, un po' sbeffeggiata eh, e messa all'indice eh, la, la direzione di Molinari per non aver pubblicato un'intervista a Gali intervista che ieri però invece è stata messa in pagina anche se solo online e questo viene considerato insomma così una specie di contentino eh, e quindi di questo si parla così come anche in quest'altro articolo di spalla da Luttazzi a zero la smania di Repubblica per bavagli e insulti, insomma sembra che l'interesse sia più questo e allora vado sul Corriere della Sera dove invece ecco qua c'è tutta la cronaca più dettagliata di questa eh, manifestazione e eh, insomma, de delle manganellate del tutto inaspettate. Ma soprattutto c'è a pagina eh, 6 un'intervista a Mara Venier, la quale Mara Venier oggi parla anche. l'ha trovata anche sul foglio. E dice: Io non ho mai censurato assolutamente nessuno, eh, sono una conduttrice, non ho mai sposato una parte politica, ma soprattutto dice: Io piango sia per le mamme di Gaza che hanno perso i loro bambini come per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio. Piango per tutte le vittime civili. E poi ancora dice: Gli artisti devono essere liberi di esprimersi, però anche quello che dicono può essere discusso. Sono parole di assoluto buonsenso da parte di questa. Di questa signora che dice: Io non avverto eh, un clima di censura. In realtà, dice poi: Tutto è più estraneo da me eh, e questo, insomma, forse ognuno poi avrà diciamo, la propria sensibilità eh, per, poterne, per poterne parlare. Eh, a proposito di Gali, però, vi voglio segnalare un articolo abbastanza velenoso eh, che troviamo su Libero che eh, ripro, riprende vecchi tweet eh, appunto di questo artista, mh, sessismo e omofobia, tutti i tweet del rapper, eccolo il nuovo paladino dei progressisti, lui insulta donne gay e africani e ora, eh, insomma sono, sono tweet che risalgono alcuni al 2013, al 2012, magari uno si evolve, cambia idea, però... Questo è quello che Libero ci fa notare. Abbiamo ancora un paio di minuti. Vi voglio eh, segnalare allora, eh, la notizia: che, eh, due aperture un po' curiose. Una è quella che sceglie di fare la verità. Che oggi apre incredibilmente sul fatto che a Bologna in un referendum non ufficiale ma 8 bolognesi su 10 hanno bocciato i 30 all'ora e soprattutto approfitta del malessere che ha avuto il ministro Crosetto per ricordare che dopo le vaccinazioni lui aveva twittato che aveva avuto delle reazioni avverse. Bisognerebbe ricordare ai colleghi della Verità che Crosetto già nel 2013 fu ricoverato perché aveva avuto seri problemi di cuore e quindi forse non c'è. C'entra niente il vaccino, ma parlarne con i colleghi della verità è un po' inutile. Mm, sul tempo invece vi si esalta il eh, eh, primo passo, diciamo così, della riforma nordio. Giustizia è quasi fatta. Scrive il tempo perché c'è stato il sì del Senato al suo DDL, quello che come sapete cancella l'abuso di ufficio. Se volete trovare invece una voce contraria, a questo dovete leggere la stampa che intervista anche l'ex ministro della Giustizia eh, Orlando. Infine. Titolo di apertura di Avvenire: eh, Scuola di cittadinanza è l'unico giornale che mette così in risalto una ricerca che è stata fatta dall'ISMU sugli stranieri in Italia. Crescono i nuovi italiani, ma dice Avvenire un milione di studenti aspettano ancora di diventarlo. È una campagna importante quella che fa avvenire, dice bisogna insomma, arrivare allo IUS. Eh, scuole. Eh, 7.30 Ninfa, Santo, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovata, eh, ti lascio la parola per tutti gli aggiornamenti. Sì, Flavia, buongiorno a te buongiorno ai nostri telespettatori eh, ancora Medio Oriente in primo piano nel telegiornale nelle prime edizioni del nostro telegiornale fonti di stampa americane riferiscono che i colloqui che sono in corso al Cairo, abbiamo, i cui contenuti abbiamo visto ampiamente nel corso della rassegna stampa andranno avanti per altri tre giorni questo da una parte è un buon segno perché significa che c'è eh, un terreno su cui si può lavorare però eh, sicuramente ancora i punti di contrasto sono molti vedremo eh, cosa accadrà sicuramente l'obiettivo della comunità internazionale e della diplomazia è quello di evitare eh, un attacco su Rafah dove oramai si trova più della metà della popolazione palestinese 1.400.000 persone che sono scappate dal nord della striscia per rifugiarsi in quella che eh, dovrebbe essere una zona più sicura poi vedremo le mozioni bipartisan che sono passate. Passate ieri al Parlamento italiano per la prima volta in cui eh, si chiede al governo di adoperarsi proprio per un cessate il fuoco in Medio Oriente, il DDL Nordio. E poi vedremo la prima medaglia d'oro ai mondiali di nuoto che sono eh, in corso in questi giorni. Tutto questo fra pochissimo nella prima edizione del TG. Ma io prima do la linea a Paolo Sottocorona che è qui in studio con noi. Buongiorno, Paolo. Grazie, ninfa. Buongiorno. Ben poche nuvole eh, sull'Italia. Cosa può cambiare nel corso di questa giornata? Nulla, quindi la previsione per la giornata di oggi è diciamo, immediata: è già fatta. Sereno poco nuvoloso ovunque. Il grigio di qualche nuvola di passaggio. Qualche ipotetica ma poco probabile piovigine sulla, sulle coste settentrionali della Sicilia. Domani situazione. Tutto sommato simile, con qualche nuvola, però il grigio, vedete, ma non, nemmeno si parla di piovigini, quindi qualche velatura del cielo e basta. Piuttosto nella giornata di venerdì c'è un piccolo cambiamento che riguarda in parte la Sardegna. In, vedete con qualche piovigine? Anche qui non è un cambiamento del tempo, però vicino subito a ovest c'è una zona di maltempo. Non troppo marcata, ma bisognerà vedere che strada. Eh, che strada prenderà sulle altre regioni al più qualche, qualche velatura? Le minime di questa mattina, io direi normali per la stagione o anche un po' eh, abbondanti. Questo vale un po' per tutte le regioni, nonostante il, il cielo sereno che sapete mantiene le minime un poco, un poco più basse. Lo stato dei mari. Si stanno calmando, così come è, diciamo un po' tutta la situazione, quindi quelli centro settentrionali sono ormai sostanzialmente calmi, quelli meridionali ancora con un moto ondoso di un certo livello al largo sullo Ionio, ancora forte il moto ondoso per venti settentrionali che soffiano ancora in maniera piuttosto intensa. Se volete, ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con la Ninfa Colasanto. A più tardi.